Oppure oggi possiamo dire che quella condizione di arretratezza ci sta conservando una montagna integra e quindi in perfetta sintonia con gli auspici che provengono a livello planetario? A me sembra che su queste cose convenga riflettere in maniera molto seria, perché qui da un vuoto si può ricavare un pieno. Ed è quello che io vado sostenendo in tutte le mie manifestazioni, in tutte le mie espressioni pubbliche. Dico, attenzione, il fatto che questo Aspromonte, anche purtroppo a causa dei castighi e dei peccati dell'ultima generazione, era una montagna inaccessibile, l'ha salvato da una eccessiva attenzione, da un eccessivo sfruttamento, e quindi noi oggi abbiamo in consegna un patrimonio che non è facile rintracciare in nessun'altra regione d'Europa, per non dire del mondo. E allora qui è come avere la ricchezza, bisogna sapere solo come valorizzarla, non sfruttarla, perché quando parliamo di sfruttamento la prima cosa che a me viene in mente, e da oggi deve venire in mente anche a voi, è il modello di Ford, il modello fordista. Noi ormai abbiamo preso le distanze da quella forma, da quel processo di crescita, da quel modello di crescita. Noi sappiamo che il modello di crescita a cui ci dobbiamo ispirare è molto più lento, tant'è che oggi una delle parole più in voga è slow, nei movimenti, non solo lungo le infrastrutture, ma anche avete sentito parlare di slow food, cioè del cibo lento. Che significa lento? Cibo che rispetta i tempi della natura, i tempi del fiore, come avete sentito prima, la promessa di un albero. L'albero è la promessa, è la testimonianza di una promessa, l'albero, perché nel seme c'è già la promessa dell'ombra del grande albero, già nel piccolo seme. L'albero diviene, a distanza di anni, la testimonianza di quella promessa mantenuta. I frutti che nascono, i frutti ci portano al tempo delle stagioni, che noi abbiamo voluto necessariamente superare. Ci fu un momento in cui non abbiamo neanche più accettato che le stagioni dovessero regolare la nascita, la crescita dei frutti. Volevamo che ogni cosa avesse il tempo nostro, non quello della natura. Abbiamo voluto che la gallina deponesse l'uovo ad ogni ora della giornata, non quando il suo ciclo naturale glielo consentiva. Abbiamo voluto che il pomodoro ci fosse in ogni istante dell'anno, non quando è il tempo. Ecco, tutto questo ha condotto ad una alterazione dei cicli della natura, ma cosa ancor più grave, ha prodotto un'alterazione nel rapporto tra noi e la natura, perché l'abbiamo voluta domare. Allora, se noi pensassimo al sacrificio compiuto da quell'albero solitario nella valle, che pur di far bere la sua ombra ha preferito morire, immaginiamo facilmente cosa noi che siamo l'ombra possiamo restituire a questo sacrificio oggi. Se solo pensassimo a quanta della nostra vita dobbiamo agli alberi, se non tutta la nostra vita, e allora guarderemmo a questi patriarchi, a questi giganti, con occhio completamente diverso.
ed è l'occhio che noi riserviamo quando svolgiamo la nostra funzione. È stato detto che io qui, oltre a raccontare delle favolette, ho un ruolo istituzionale, che è quello di presidente di un'area protetta. Bene, l'area protetta vuole garantire a questa parte di territorio questo occhio benevolo, questa alleanza. L'area protetta è un patto di alleanza tra l'umanità e la terra e gli ecosistemi che la vivificano. E questo patto di alleanza, anche in questo patto di alleanza, c'è il senso di un paradigma, c'è il senso di una metafora. Pensate, siamo talmente stupidi come umanità che per proteggere qualcosa la devo chiudere, cioè la devo sottrarre alla mia stessa attenzione. Quindi un parco nazionale, se noi ci riflettiamo bene, è un fallimento, perché certifica l'incapacità dell'uomo di avere cura della natura, e perché l'uomo non la distrugga occorre che quella natura sia posta sotto un regime di tutela rigoroso. E quindi è un fallimento questo dell'umanità. Cioè io sto certificando, sto attestando una anomalia nel rapporto amoroso. E quindi chiudo sotto chiave ciò che, se fosse tra le mie mani, verrebbe violato. E quindi anche su questo conviene riflettere. Il senso di questa conversazione è molto importante, perché pone a confronto le generazioni. Quando le generazioni si confrontano, e quindi c'è un dialogo stratificato tra generazioni, lì ci sarà il genio di qualcuno, che potrebbe essere questa bimba o quel bimbo, che domani avrà fatto sintesi di tutte queste cose e avrà condotto una moltitudine verso la giusta direzione. Ecco perché è importante parlare tra di noi, ecco perché è importante dirci le cose, perché siamo sicuri che qua dentro ci sarà un genio, ci sarà una intelligenza che potrà poi trasformare la metafora di una favola in un progetto per tutti. Allora, siccome io non vorrei stancarvi, però resto qui, vi dico che se avete delle domande da fare o delle curiosità, potremmo trasformare in una vera conversazione questo incontro, altrimenti diventa, come dire, un monologo. Forse la scaletta prevede che si dia giustamente la parola all'avvocato Pizzi, quindi io mi taccio, o se volete poi riprendiamo, non lo so, io mi consegno alla vostra organizzazione. Sarebbe bene che chiudessi tu. La domanda però la voglio fare, sì, se me lo consenta. Ma quindi lei ha detto che per la decertificazione, se non è il e quindi come non c'è una soluzione questa decertificazione del territorio? Della desertificazione è un problema molto complesso, perché il bosco in realtà non è che scompare direttamente in un unico evento. Per esempio, se prendiamo a riferimento gli incendi boschivi, un incendio boschivo che si propaga all'interno di un bosco, se si propaga con una frequenza molto molto bassa, può essere anche un fattore ecologico, cioè significa che crea le precondizioni ad una foresta arrivata allo stadio di maturità di scomparire, lasciando però la possibilità che una nuova foresta si possa rigenerare. Per esempio, le specie della macchia mediterranea
sono specie che si avvantaggiano del passaggio del fuoco, ma il fuoco non deve raggiungere certi eccessi per intensità e per frequenza, perché se il passaggio del fuoco avviene più velocemente di quanto la foresta non riesca a fare di per sé per rigenerarsi, allora significa che questa condizione viene ciclicamente troppo in fretta azzerata, e quindi a quel punto la esposizione del suolo nudo agli agenti atmosferici poi determina d'altra parte condizioni sfavorevoli perché il bosco vi ritorni. Quindi immaginiamo una pineta che abbia 100 anni, sia ancora in grado di produrre, passa il fuoco, gli strobili con il calore del fuoco si aprono, cessa l'incendio, gli strobili lasciano il seme a terra in un terreno dove vi è anche sostanza nutritiva, le ceneri, sostanze colloidali, eccetera, si creano delle condizioni favorevoli perché nasca una nuova foresta di pino. È un ciclo che è previsto dall'ordine delle cose e dall'ordine della natura. Ma se già quando la foresta avrà 4-5 anni, cioè sta nascendo, ripassa di nuovo il fuoco, non ha raggiunto la maturità per poter disseminare. E quindi chi rilascerà il seme sul terreno? Entreranno altre specie. Specie meno importanti, meno evolute degli alberi, erbacce, che copriranno completamente il terreno, non lasciando più lo spazio per il ritorno del bosco. Se poi ripassa l'incendio, c'è un altro scatto indietro. Arriveranno specie più pioniere, fino a quando il continuo passaggio del bosco non permetterà più l'ingresso di specie della macchia mediterranea, quindi la macchia mediterranea non potrà più evolvere verso il bosco, ma indietreggerà. Quando vedete l'ampelodesma, quello che chiamate il tagliamani, quei cespuglietti che hanno quei fili con cui spesso si fa la trappola per il cappio per le lucertoline quando si è bimbi, ecco, quando vedete intere praterie fatte dall'ampelodesma, lì c'è il de profundis per il bosco, cioè il bosco in quella condizione non potrà più ritornare naturalmente, a meno che non si intervenga artificialmente, cioè attraverso un rimboschimento, e non è detto che tu possa mettere direttamente la specie desiderata, può darsi che tu debba partire da uno stadio precedente per preparare il terreno poi allo stadio finale, che è quello del bosco, della fisionomia che tu stai desiderando. Quindi è una cosa molto molto delicata, molto complessa. Più lo stadio arretra e più si va verso la desertificazione. I cambiamenti climatici non vi devono impressionare, perché la storia del nostro pianeta è una storia di cambiamenti climatici. Noi abbiamo avuto alternanze di climi caldi, di climi freddi, glaciazioni, climi tropicali, anche da noi qui in Aspromonte. L'Aspromonte, pensate che speciale questa montagna, conserva sia la testimonianza dell'ultima glaciazione, sia la testimonianza del suo clima tropicale. Ci sono delle querce nel territorio di Samo che hanno un particolare adattamento che testimonia come la pianta si sia difesa dall'ultima glaciazione. E ne abbiamo fatto una grande pubblicità come parco nazionale, perché è una cosa che ci pone all'evidenza nel panorama internazionale. D'altra parte, in Aspromonte ci sono relitti di vegetazione, le famose felce tropicali, la Woodwardia, per esempio, la Woodwardia radicans, è una felce che abitava il nostro pianeta al tempo dei dinosauri. In Aspromonte è possibile rintracciarla ancora, cioè significa che c'è una piccola area dell'Aspromonte in cui si conserva ancora il clima tropicale che caratterizzava il nostro pianeta 60 milioni di anni fa.
E questa felce continua a perpetuarsi in una piccola area non più grande di questa stanza, in cui però permangono delle condizioni microclimatiche che riproducono esattamente il clima di 60 milioni di anni fa. Certo, noi concorriamo a che questo clima muti in maniera così veloce. Dunque non è il cambiamento che ci deve spaventare, è la velocità con cui esso avviene che ci deve spaventare. Perché? Perché le specie viventi non avranno il tempo per potersi attrezzare a questo cambiamento, perché l'evoluzione delle specie ha un tempo molto più lento di quello del cambiamento che noi stiamo concorrendo a determinare. Quindi, come vedete, la discriminante in tutti i nostri ragionamenti è la velocità, è il tempo, è il fattore tempo. Questa è la discriminante di tutto. Il tempo con cui passa un incendio, il tempo con cui noi sfruttiamo o valorizziamo le risorse, il tempo con cui noi accettiamo che la natura produca i suoi frutti per noi, il tempo delle stagioni, tutto è scandito dal tempo. Questa variabile che noi abbiamo perduto, ma che è la più importante variabile, il tempo è una variabile più importante dello spazio. Allora, se noi ci riappropriamo del tempo e della sua giusta dimensione, probabilmente potremmo fare qualcosa per questo nostro pianeta. Le associazioni, quale Mondo Verde che oggi organizza questa bellissima iniziativa, hanno una valenza educativa, oltre che, diciamo, un valore che è quello espresso dal volontariato. La valenza educativa è quella di ritornare al giusto tempo quando ci accostiamo ai fatti della natura. E questa la parola chiave che io oggi vorrei consegnarvi, e con questo chiudo e ringrazio tutti voi per la pazienza che avete avuto. Certo. Cause non solo legate a fattori climatici, ma anche alla non presenza dell'uomo sul territorio, perché a mio avviso la politica che è stata fatta negli anni 60 era stata quella politica distruttiva che ha portato tutti questi fenomeni, specialmente nel tempo. Voglio dire, questi fenomeni di criticità oggi ci sono ancora? Fenomeni di criticità socio-economica o ambientale? Ambientale, parliamo di ambientale, fenomeni erosivi dovuti all'eccesso di animali sul territorio, all'incuria del territorio, tutte queste problematiche. Allora, lei ha centrato molto bene una delle concause, cioè il fattore primario di degradazione in generale del territorio è la mancanza della presenza dell'uomo, la mancanza di presidio. Quale fu l'errore che si fece in passato, a mio avviso? Ed è un errore importante, perché è stato un errore strategico. Non è stato solo un errore tecnico, è stato un errore di visione, di prospettiva, di strategia. Quando, lei ricorderà, ci fu il periodo delle alluvioni, la cui causa era riconosciuta, cioè si sapeva perché nel nostro territorio avvenivano le alluvioni, perché in passato ci fu un eccessivo sfruttamento del bosco e quindi intere aree, interi versanti erano completamente denudati. Si pose il rimedio, come lei saprà, attraverso le famose leggi speciali, cioè le sistemazioni idrauliche
intensive, cioè all'interno delle aste fluviali, e estensive, cioè con superfici, ampie superfici rimboschite. Siamo nei primi anni 60. Siamo nei primi anni 60. Quello è un altro discorso, adesso entriamo lì. Allora cosa accadde? Accadde che l'atteggiamento dello Stato fu tale da determinare, da favorire lo spopolamento dei territori montani, perché fu più conveniente, io non dico trasferire, io dico deportare le popolazioni a valle, lasciando i problemi a monte. Diciamo che si rispondeva anche ad un'altra logica. Allora si pensava che la qualità della vita non fosse in montagna, diciamocelo chiaro, cioè la montagna era il luogo della marginalità, il luogo dell'arretratezza, e ci si voleva come diciamo società affrancare da questa situazione di ruralità. Cioè non era valore aggiunto la ruralità come oggi è e come oggi ci dicono che debba essere. No, guardi, il 70% dei paesi dichiarati alluvionati, per cui è stato stabilito il trasferimento e la delocalizzazione, per il 70% queste condizioni non erano necessarie. Cioè ci sono paesi, interi paesi, per i quali è stato previsto il trasferimento, su cui non sussistevano tecnicamente, scientificamente, le condizioni perché ciò avvenisse. Quindi significa che noi abbiamo tolto la funzione di presidio che l'uomo garantiva in montagna attraverso la sua opera molecolare di agricoltura eroica che sistemava interi versanti, di regimazione delle acque, di cura del territorio, perché curava e proteggeva i propri interessi. Quindi se la si legge solo sul piano, come dire, della catastrofe naturale, che pur vi è stata, senza legare le condizioni socio-economiche e senza creare le misure che lo Stato ha previsto all'epoca per fronteggiarle, se queste cose non si leggono insieme, non si comprende la portata del fenomeno, che ha poi degenerato anche altre dinamiche, come lei saprà. Cioè, voi immaginate una popolazione montana, quale quella degli africesi, o come a me piace dire africoti, cioè una popolazione montana geneticamente il genotipo della popolazione montana dell'Appennino meridionale. Trasferiteli, anzi deportateli in un recinto di 2 chilometri quadrati, in un territorio che non è il loro, senza nessun legame più con i loro interessi montani, con la loro area montana. Qui non è poesia, questi sono fatti umani. Cioè, cosa pensate di tirare fuori da una umanità chiusa in un recinto? E non voglio andare oltre. Senza più un'identità, senza più una storia, senza più il legame con le radici, senza più la libertà, perché tu immetti un'intera popolazione in un territorio in cui non si riconosce. Voi sapete che Africa Nuova è un territorio di bianco, non c'è stato mai un processo di integrazione. I ragazzi che andavano a scuola e che prendevano il treno, voi dovete sapere che non avevano la fermata dell'autobus e non avevano neanche la fermata del treno, e per scendere e per andare nelle loro case dovevano tirare il freno di emergenza per poter dire: ci siamo pure noi, fateci scendere che siamo arrivati a casa. Queste sono le tre condizioni per determinare l'illegalità, per determinare la reazione. E allora lo Stato, quando ha pensato a deportare
una intera popolazione, doveva anche pensare a quali conseguenze avrebbe determinato, altrimenti non è stato. Scusate la passione, questi temi questi temi mi emozionano perché io ho una particolare attenzione, sto cercando di avere una particolare attenzione proprio per quelle parti dell'Aspromonte che sono state ferite, che sono state violate, anche consentitemelo di dire, e approfitto della presenza di una persona in sala, perché mi reputo continuatore di un'opera che prima di me, e con un pensiero molto più alto del mio, aveva avviato il professor Edoardo Mollica, che come voi sapete credeva in queste cose. Io fui suo allievo, non diciamo formalmente perché io non mi sono laureato nella facoltà di architettura, ma fui allievo dell'insegnamento del professor Mollica e so quanto lui aveva impresso la sua opera per il recupero della identità delle popolazioni montane attraverso la sua attività di ricercatore, di docente in quelle aree remote dell'Aspromonte, su cui io sto cercando di realizzare delle opere. Sono partito proprio da Africo, da Casalinuovo, da Africo Antico, una di quelle realtà su cui si sintetizza drammaticamente i discorsi che noi stiamo facendo. Poi che l'Aspromonte abbia un'attitudine al dissesto idrogeologico è un fatto naturale, fisiologico. Perché? Perché stiamo parlando di una montagna giovanissima, cioè di una pronipote delle Alpi. Una montagna che mentre noi parliamo sta ancora crescendo, sta ancora emergendo dal mare. E quindi, come tutti i giovani, ha la sua esuberanza, ha ancora molta energia da dissipare. In più giace sotto un clima molto molto complesso, cioè il regime delle precipitazioni che noi abbiamo qui, in questa piattaforma sul Mediterraneo, è un regime molto speciale, perché non solo siamo nel Mediterraneo, a diretto contatto con le perturbazioni che si formano a sud del Maghreb, molto ricche di umidità, eccetera, con quelle che ci provengono da nord, ma siamo anche sotto l'influenza di due diversi mari rispetto ai quali la dorsale tabulare dell'Aspromonte determina localmente delle condizioni molto particolari per l'acuirsi delle meteore. Quindi è un fatto con cui noi dobbiamo fare i conti, quella della specialità, diciamo così, delle condizioni climatiche e morfologiche del nostro territorio. Certo, noi ci abbiamo messo del nostro, perché di fronte a questa vulnerabilità abbiamo, diciamo, innescato un processo che ne agevolava il parossismo, quindi ne agevolava la criticità, e quindi ecco che, diciamo, le cose poi sono diventate non più gestibili. Io non penso che si possa verificare più quello che è accaduto negli anni 50. Lo escluderei. Però attenzione, è vero che abbiamo più protezione a monte, perché abbiamo fatto le grandi opere, per esempio, di rimboschimento a monte. Però sono aumentati gli atteggiamenti irresponsabili a valle, cioè la condizione di valle oggi non è la condizione di valle di 60 anni fa, c'è il 250% di insediamenti in più, spesso giacenti in aree su cui non dovevano esistere, per cui se si dovesse verificare un evento, l'evento non è che riproduce la causa
di 100 anni fa o di 50 anni fa, ma potrebbe riprodurne gli effetti in maniera anche più esasperata. Cioè, mi spiego meglio, i 100 mm di precipitazione in 3 ore che sono caduti nel 53 hanno determinato degli effetti che, se oggi cadessero gli stessi, potrebbero essere anche decuplicati. Cioè, a parità di evento, gli effetti cambiano. E allora, a queste cose noi dobbiamo fare attenzione, perché oggi si dicono tante, scusate il termine, baggianate, si utilizzano terminologie non appropriate, e qui io faccio appello anche ai giornalisti, se ci sono in sala, bomba d'acqua. Ma non esiste la bomba, che cos'è la bomba d'acqua? Esiste un evento di precipitazione che è previsto nel nostro contesto meteorologico. Semmai devo capire se a parità di evento gli effetti stanno aumentando, perché se a parità di evento, anno dopo anno, gli effetti diventano sempre più drammatici, non è colpa dell'evento, significa che c'è qualcosa che non sta funzionando sul territorio. Quindi ai bimbi, dico ai bimbi, cercate di analizzare sempre criticamente le notizie che vi vengono fornite, perché spesso in una notizia c'è un inganno che è più grave del fatto che viene raccontato. Vi faccio un altro esempio, approfittando che c'è il comandante. Spesso sentite in occasione degli incendi boschivi dire: piromani hanno distrutto il bosco, eccetera. La piromania è una malattia, è come se io dicessi cleptomani hanno rapinato la banca. Se dicessi in questo modo, io darei una notizia sbagliata, anzi anche tendenziosa. Chi rapina una banca non è un cleptomane nel 99,9% dei casi, è un criminale, è un delinquente. Chi brucia un bosco non è un piromane, è un criminale, è un delinquente. Quindi un conto è se io devo perseguire un soggetto per curargli una malattia, un conto è se io devo perseguire un soggetto per assicurarlo all'attività, all'autorità giudiziaria, perché è un delinquente. Cambia completamente l'approccio. Da una parte penso debba intervenire l'ASP, l'ASL, dall'altra l'autorità giudiziaria. Mi sembra che siano due contesti completamente diversi. Grazie. Che non riusciremo, e penso che tutti i presenti sono d'accordo, a guardare più una montagna con gli stessi occhi. Comunque, al di là di questo, abbiamo stabilito che l'uomo è unito alla natura e la sua salute, il suo benessere dipende dall'essere in armonia con essa. E un'altra cosa che sicuramente abbiamo stabilito, grazie sempre all'apporto del professore Bombino, è che sotto i nostri piedi abbiamo una risorsa, una ricchezza. Proprio sotto i nostri piedi c'è la nostra terra, è una vera ricchezza. A questo proposito, senza indugi, facciamo fare i saluti al professore Ezio Pizzi, che ci parlerà appunto del nostro territorio, della ricchezza attraverso le piante che lo caratterizzano e fanno di esso un unicum. Prego. Grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Sansotta che mi ha invitato, alla dottoressa Salvatore che è qui accanto a me. E naturalmente il mio ringraziamento anche alla eruditissima dissertazione del professore Bombino, con cui in altre circostanze abbiamo avuto modo di confrontarci anche a livello di idee e di discutere su quelle che sono le problematiche del nostro territorio. Veramente condivido al 1000% soprattutto l'ultima affermazione fatta della criminalità di chi veramente va a creare danni alla natura in maniera così oscena.
l'incendio dei nostri boschi, credetemi, è un qualcosa che va al di là di qualunque altro atto criminoso, a meno che non parliamo di omicidio vero e proprio con cui si uccide, si mette fuori causa una persona umana, ma a livello di danni alla natura o all'ambiente o economici, veramente credo non ci sia nessun altro elemento di paragone, perché anche la rapina alla banca, anche le bombe messe a mezzi di produzione, a ponti o a strade o a tutto quello che può succedere è minimale, scusate ma non voglio essere, rispetto all'incendio di un bosco, all'incendio, alla distruzione di una pianta. E non lo faccio per, lo faccio perché sono convinto, perché ci vogliono 30 anni minimo per far ricrescere una pianta e riportarla ai livelli in cui minimo è stata distrutta. Un escavatore o una ruspa in 3-4 minuti l'industria nostrana o anche estera riesce a rimetterla in funzione, a riprodurne un'altra, quindi è un danno lì economico ma che non coinvolge sostanzialmente altri elementi naturali. E poi io sono un agricoltore, ed essendo un agricoltore soprattutto impegnato nelle attività agricola e arboristica, posso usare questo termine, sostanzialmente ritengo che non faccio altro che convincere o spingere perché venga incrementata questa produzione arborea, che sostanzialmente poi ha gli stessi benefici e effetti di quelli boschivi, con un fatto che produce qualche cosa di più di quello che si riesce a ricavare dai boschi, perché io ritengo che in fondo bisognerebbe sempre arrivare a un equilibrio della natura. Certamente noi non possiamo pensare di creare un territorio totale del pianeta lasciando boschi, perché non avremmo di che vivere. Quindi c'è la necessità di garantire alla collettività quel giusto quantitativo di elementi di sopravvivenza senza superare quei limiti, ma mantenendo quell'equilibrio che forse, se non ci fosse l'uomo, professor Bombino, ecco, naturalmente le cose andrebbero avanti con un equilibrio naturale, con un meccanicismo naturale che è perfetto e che garantisce a ogni elemento la sopravvivenza in maniera equilibrata. L'uomo ha sconvolto questi equilibri. In virtù di che cosa? In virtù della propria intelligenza, anche di voler vivere a livello confortevole, diversamente da qualunque altro essere vivente sulla Terra. E allora noi bisogna che veramente stiamo attenti nel non eccedere nello sfruttamento, come diceva la natura, ma sull'utilizzazione. Io userei più questo termine, che diventerebbe, credo, ecco, collegabile a uno sviluppo, ecco, equilibrato, e che potesse dare la salvaguardia della natura e nello stesso tempo anche la possibilità di vita. Forse certi elementi, però, professore, la famosa alluvione del 1950-51, che è stata la causa del trasferimento di quel famoso paese africano di cui si parla. Io ho conosciuto direttamente, perché non sono più ragazzino, ricordo che abbiamo portato i primi lettini al vecchio istituto salesiano di Bova Marina, dove per parecchi anni è stata trasferita la popolazione di quel paese. Beh, forse allora l'alluvione c'è stata, malgrado ci fossero gli insediamenti umani. Quindi voglio dire, non sempre la presenza dell'uomo elimina alcuni problemi di carattere naturale, perché la presenza dell'uomo mal gestita anche lì può determinare un depauperamento di quelli che sono gli equilibri, e quindi per esempio l'eliminazione delle piantagioni, che sono anche in quell'area servite per far sopravvivere quella popolazione anche in maniera modesta, ha comunque creato un fenomeno di erosione, quindi è quella fenomeno di caduta violenta dell'acqua senza avere quel diaframma delle piante con cui l'erosione e l'alluvione ha fatto precipitare a valle migliaia di metri cubi d'acqua in maniera violenta, che sono stati la causa. L'intervento certo doveva essere fatto lì, e io condivido perfettamente sia la tesi del professor Mollica sia la sua, che effettivamente avremmo dovuto, lo Stato avrebbe dovuto intervenire per tutelare e sistemare a monte la situazione, non deportare. Pensi, io l'ho vissuto da bambino, da ragazzino, quella situazione, quando gli africoti arrivati a Bova vivevano in un ghetto vero e proprio, perché non venivano accettati dalla popolazione, neppure avvicinati, anche perché avevano un sistema di vita diverso, insomma, di quelli che sostanzialmente vivevano sulla costa. Per cui questa esclusione ha creato anche una rabbia.
quindi una visione nemica di chi effettivamente gli stava vicino, per cui in tutte le circostanze hanno cercato attraverso gruppi di forza di creare, di farsi rispettare con la forza, ecco, creata da gruppi sempre più grossi anziché essere stimati a livello individuale come persone. E quindi questa è stata, ma ci hanno provato con Rofuli, ci provano ogni volta, insomma, voglio dire, questi trasferimenti forzosi senza dare loro un territorio, sradicati da quelle che erano le loro abitudini, la loro vita, i loro interessi anche economici, sostanzialmente crea una disabilitazione totale nell'uomo. In più, allora come ora, quando gli si dà il contributo a testa, ecco, io mi ricordo gli africoti procreavano come formiche, perché in effetti gli veniva dato un aiuto a testa, ecco, oltre, e quindi più erano e più contributi, sovvenzioni prendevano mensilmente, quindi abituati a quel punto all'ozio e esclusi dal resto della popolazione, si sono trovati dei nemici intorno, quindi ghettizzati a livello totale, e anche quando l'hanno trasferito poi l'hanno rinchiusi in un altro ghetto, e quindi sostanzialmente hanno peggiorato sempre di più il fenomeno. Ma ora noi non stiamo parlando di fenomeni soprattutto sociali, ma economici e ambientali, e quindi io in questo contesto partecipo a questo incontro con molto piacere, perché diciamo che un certo contributo all'agricoltura lo dà, l'agricoltura di pregio certamente ancora di più, anche perché al fatto che contribuisca a quella copertura di verde del territorio, sostanzialmente da quella copertura di verde ricava anche sostentamento per le proprie esigenze di carattere economico e sociale. E dico che il bergamotto, di cui rappresento oggi un po' il comparto, diciamo che in questi ultimi anni, al di là di quello che si dice, credo che negli ultimi 6 anni è riuscito a raddoppiare il valore e ad avere uno sbocco naturale di vendita dell'intera produzione. Guardate che fino al 2008 una certa quantità di prodotto non si riusciva a vendere, perché quindi c'erano i riporti di magazzino, c'erano gli interventi da parte della Regione, da parte dello Stato, che doveva mettere fuori commercio delle enormi quantità di prodotto non assorbite dal mercato. Diciamo che dal 2008 in poi, grazie anche all'azione di chi è presente, ma anche a chi veramente ha voluto contribuire a questo genere di strategia e agli accordi che si è riuscito a concludere con gli esportatori, con gli utilizzatori finali, con i profumieri, si è riuscito a vendere l'intera quantità ogni anno e a vedere lievitare il prezzo in maniera graduale, tanto da assicurare oggi una garanzia a chi si orienta a coltivare questo genere di prodotto. E se noi lo raffrontiamo con qualunque altro agrume o con qualunque altra produzione esistente sul territorio, vedete che il rapporto è di 1 a 5 o 1 a 4. Mi spiego, le arance vengono vendute a 10 centesimi, il bergamotto a 43 o 45, quindi voglio dire, è un discorso, e i costi di produzione sono sostanzialmente uguali. Ma c'è una novità ancora in più, grazie alla ricerca scientifica che è stata sostanzialmente avviata e che ha avuto in quest'ultimo periodo l'approvazione e il finanziamento da parte dell'ente regione, 6 progetti di ricerca scientifica che vanno a lanciare che cosa? L'individuazione di altri possibili campi di utilizzo del prodotto. Il bergamotto lo conosciamo chi effettivamente viveva in questa zona, poi lo conoscono molto di più all'estero di quanto non lo si conosca in Italia. Perché? Perché è sempre servito, è stato sempre esportato. E badate, il bergamotto rappresenta, di tutti gli agrumi esportati dalla regione Calabria, il commercio con l'estero è di 45 milioni di euro. 30 milioni di questi sono legati all'esportazione del bergamotto, quindi di tutti gli agrumi esportati il 70% e passa sostanzialmente è legato al bergamotto, è la prima voce assoluta nel commercio con l'estero, e quindi voglio dire, nel passato l'esportare prodotti significava portare moneta pregiata, significava le uniche risorse nostrane erano le rimesse degli operai nostri che andavano a lavorare fuori, le rimesse determinate dal turismo di incoming, ovvero di quelli che venivano a visitare le nostre zone, e in più dalle esportazioni. L'esportazione del bergamotto veniva tutto esportato e nel mondo è conosciutissimo, in Italia molto di meno.
Ecco, scusi se la interrompo, volevamo appunto sapere, penso anche ragazzi, sono curiosi di sapere quale tipo di utilizzo... E qua voglio arrivare qua, anche non vorrei dilungarmi molto perché la precedente intervento è stata lunga, anche se esaurientissima, interessantissima, però mi rendo conto che i ragazzini potrebbero sentirsi appesantiti da una lezione in un giorno di tante cose messe insieme. E allora stavo dicendo, vorrei che mi sentiste un attimo, perché io ritengo, ragazzi, credetemi, che forse il bergamotto oggi per noi rappresenti una speranza seria, non un discorso ideologico né un fatto così che si lancia giusto perché è il momento di raccontare panzane o di buttare lì notizie che non servono a nessuno. Beh, le ricerche scientifiche io l'ho fatto con 6 docenti universitari di 4 università italiane. Allora, con università, perché siamo partiti da dove? Dal fatto che se noi lasciamo e per sempre l'utilizzo del bergamotto per la produzione dei migliori profumi, e badate che i 2/3 dei migliori profumi circolanti nel mondo è usate dalle donne e a base di bergamotto. E questa è una notizia che io ho saputo solo qualche tempo fa. E la metà di quelli utilizzati dagli uomini. Beh, insomma, quindi voglio dire, è un fatto molto importante, però che precarizza una produzione legata esclusivamente a un unico utilizzo. Se cambiano le abitudini della gente e non gradiscono più questo genere di profumo, noi saremmo col sedere per terra, scusatemi il termine. E allora abbiamo pensato veramente che era opportuno diversificare l'uso. E siccome studi fatti precedentemente, ma anche tentativi, guardate, io vi do una notizia forse che pochi sanno, ma se non fosse stata scoperta la penicillina negli anni 40, 41, 42, forse la base per utilizzare, per disinfettare, il bergamotto sarebbe servito come antibiotico naturale. E perché erano stati utilizzati in questi termini da parecchi medici, anche dal professore, per esempio, faccio un nome, il professore Spinelli, che era chirurgo agli ospedali riuniti di Reggio, usava fino agli anni 40, tutti gli anni 30, anche delle relazioni ha fatto sull'utilizzo, sull'antisetticità del prodotto. Quindi lui usava in sala operatoria per disinfettare e quindi per eliminare la nascita di batteri anche resistenti il bergamotto. Diciamo che è nata la penicillina, ecco, e quindi con cui poi si è riusciti a combattere tutte le forme veramente di infezioni e gli sviluppi successivi hanno creato un mondo oggi di antibiotici con cui ci proteggiamo da tutta una serie di infezioni. Ma se non fosse stata scoperta la penicillina, può darsi che il bergamotto avrebbe avuto un ruolo straordinario, perché è scientificamente oggi provato che è un antisettico e addirittura un antivirale. Allora, il professore dell'Università di Messina, che il professore Navarra, ecco, sta facendo uno studio in collaborazione con noi che dovrebbe individuare la capacità del bergamotto per combattere il tumore del seno, l'essenza del bergamotto. Il professore Squadrito, sempre dell'Università di Messina, in un altro progetto dove va a individuare la capacità dell'olio essenziale del bergamotto di combattere il tumore della prostata. E qui siamo nel campo dell'essenza. Anche il professore Alfredo Focà dell'Università di Catanzaro sta facendo un altro studio per dimostrare l'antisetticità, l'antimicrobicità e la capacità anche sempre con l'essenza. Invece l'Università di Cosenza, con 2 docenti, il professor Sindona, che è quello da cui noi abbiamo ricavato per primi il risultato, che è stato brevettato dall'Università di Cosenza, circolano voci da parte di qualcuno che effettivamente sarebbe stato brevettato privatisticamente, forse a nome di Ezio Pizzi, quella ricerca. È stata iniziata e voluta da Ezio Pizzi, ma sostanzialmente è stata brevettata e credo che l'Università di Cosenza, lo sappiate tutti che è un ente pubblico, credo che sia statale l'Università di Cosenza, quindi il brevetto per l'isolamento e l'individuazione dei principi attivi che bloccano la produzione del colesterolo nel sangue. È stata fatta dall'Università Sindona. Sindona, con questo studio aggiuntivo, oggi va a fare la sperimentazione sull'uomo, su
insieme al dottore Bisignani, io domani mi dovrò incontrare, dopodomani mi dovrò incontrare con loro, perché iniziano proprio la sperimentazione sull'uomo su 500 casi già predisposti, per verificare la eventuale, ecco perché già è stata fatta una parte di sperimentazione dall'Università Tor Vergata a Roma, però oggi sarà completata su vasta scala, per verificare se possono esistere delle controindicazioni fino ad oggi non individuate. L'Università di Parma, con la professoressa Dei Cass, invece fa un altro studio per la verifica dell'antidiabeticità. Sì, perché in effetti noi questo fatto lo possiamo verificare anche noi. Se assumete una premuta di bergamotto al giorno, chi soffre di diabete può immediatamente dopo verificarlo naturalmente e direttamente, si accorge dell'abbassamento del diabete. E quindi vi renderete conto, signori, cosa significa questo? Allora, il professor Dei Cass dell'Università di Brescia, che è il padre di questa professoressa di Parma, che è un cardiologo ed è direttore del Dipartimento di Cardiologia dell'Università di Brescia, mi ha detto, guardi, se noi dalle verifiche andremo sostanzialmente ad accorgersi che questi dati saranno molto più generalmente utilizzabili, e quindi sostanzialmente per l'uomo è un fatto quasi per tutti efficace, beh, potrebbe essere la scoperta più importante degli ultimi 100 anni. Perché il 30% della gente nel mondo muore per patologie cardiovascolari. Se in effetti il bergamotto riesce a eliminare o a contenere e anche a curare queste forme di patologia, beh, significherebbe veramente che con un prodotto naturale che produciamo solo noi, badate, produciamo solo noi nel pianeta, quindi siamo gli unici produttori di bergamotto nel mondo. E siamo in una zona ristrettissima della cosiddetta area grecanica, perché sostanzialmente andiamo da Reggio fino a Bovalino, poi si produce anche un po' più in là, ma con caratteristiche già un po' diverse da quelle dell'area centrale. E qual è la possibilità allora che può essere data da una situazione del genere? Innanzitutto ho già costituito l'associazione temporanea d'impresa con queste università e entro 12 mesi devono concludere lo studio e il pagamento avverrà dalla parte della regione solo chiavi in mano, nel senso quando ci daranno la risposta di quello che sarà il loro studio. Quindi non sono quei famosi soldi buttati a pioggia su chi effettivamente ha le idee, devono esserci anche i risultati completi. Allora, se questo fatto, e già noi lo stiamo sfruttando, lo stiamo sfruttando in che modo? Cercando di lanciare, e sentitemi ragazzi, perché questo è un discorso che interessa più voi che me, io ormai ho consumato buona parte degli anni che mi sono stati dati a disposizione di vivere, ma questo è il vostro futuro e anche l'immediato vostro futuro. Se effettivamente questo sviluppo sarà attuato, e se... Faccio solo un esempio, se gli italiani consumassero un frutto di bergamotto all'anno, non al giorno, noi dovremmo intanto raddoppiare quella che è l'attuale produzione nostra. Quindi significa creare tutte le condizioni per uno sviluppo economico, sociale e occupazionale di portata incommensurabile. Perché noi stiamo parlando di un frutto all'anno, ma vi immaginate se consumassero un chilo all'anno? E sto parlando solo degli italiani, non degli europei, non del mondo. Consumassero un frutto, un chilo all'anno di frutti di bergamotto per farsi la premutina in casa e ricavare questi effetti benefici, noi dovremmo quintuplicare l'attuale produzione. E vi do l'ultima notizia, dopodiché chiudo. Attualmente col bergamotto e di bergamotto vivono circa 6-7 mila addetti, tra chi è naturalmente coinvolto nella produzione e nella commercializzazione e i fenomeni che si sviluppano indottamente da questa azione. Ma se noi quintuplicassimo con un chilo di frutti all'anno, 60 milioni di persone che consumano un chilo l'uno sono 60 milioni di chili che corrispondono a 5 volte l'attuale produzione. Vi immaginate cosa significa andare a creare tout court 15-20 mila posti di lavoro in questa zona ristretta del nostro territorio? Allora, in un convegno a Stresa che ho fatto pochi mesi fa,
Io ho pregato la classe medica, se ci aiutate oggi, visto che incominciate a crederci, non vorrei che ci invidiaste domani, perché oggi siamo la provincia più povera del mondo ricco, domani forse potremmo diventare la provincia più ricca d'Europa, perché attualmente la vendita del frutto di bergamotto destinato all'industria è di 43 o 45 euro al quintale. Per le frutterie lo stiamo spedendo, e non solo l'organizzazione mia, ormai ci sono in parecchi che lo fanno, stanno commercializzando a 1,50 euro al chilo alla produzione, quindi tre volte di più e passa rispetto a quello che ricavano per l'invio all'industria. E allora vi immaginerete se aumentiamo di 5 volte e addirittura con questi prezzi, significa veramente fiumi di denaro. E non voglio crearvi delle illusioni, guardate che io non sono un visionario, perché già l'anno scorso siamo riusciti con la mia organizzazione sola a mandare 3-4 mila quintali di frutti, quest'anno già siamo a 2.000 quintali e siamo ad inizio stagione, ma 2.000 quintali li stiamo spedendo noi, ci sono da Bova partono, da Parizzi partono, da Melito partono, da Reggio partono, da Brancaleone partono, ci sono ormai aperture verso questo mercato con la partecipazione a fiere, con la partecipazione e con la diffusione della notizia. Noi abbiamo bisogno, professore, oggi di un solo elemento, la possibilità di poter comunicare. Se noi questi dati riusciamo a farli conoscere alla gente e quindi a farli loro provare anche a livello di curiosità, veramente, per verificare se quello che diciamo è vero, beh, noi andremmo veramente a creare già un flusso di vendita economicamente molto importante. E quello che è importante, fino ad oggi questi discorsi li faccio io, purtroppo li faccio quasi solo io, se facciamo squadra, se veramente ognuno di noi ci mette del proprio nella misura in cui può, allora credetemi, noi credo che avremo un futuro diverso e bello da riservare ai nostri contemporanei e ai nostri giovani in futuro. Grazie. Grazie all'avvocato Pizzi. Voglio concludere con una battuta. Avvocato, io la ringrazio, visto che lei ci ha regalato oro, quindi noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo prenderci cura quando il comune di Melito, che i tecnici insomma ci provvedono, ecco, sì, bellissimo, questa è la pianta di bergamotto che ha caratterizzato, lo sappiamo, e quindi la ringrazio veramente di cuore.